Volevo fare tipo uno smokey eye, ma l'unica cosa che sono riuscita ad ottenere è di avere le occhiaie anche sulle palpebre. Ciao bellissimi! Scusate se il video di domenica non è uscito, ma è per il semplice fatto che non sono stata particolarmente bene questa domenica, lunedì, e i giorni prima mi ero dimenticata la telecamera a Genova, quindi sono tornata a Genova nel weekend a prenderla e poi sono tornata su a Milano, poi non sono stata bene, insomma. Bando alle ciance, oggi dovrebbe tornare il normale svolgimento dei video, cioè il mercoledì video libero, sera domenica altro. Dovrebbe andare tutti secondo i piani, purtroppo anche se è da un mese che sono già qua, non mi sono ancora abituata, anche perché adesso sto aumentando ovviamente la mole di cose che devo fare. E quindi pazientate, pazientate, vogliatemi bene. Se mi volete bene, scrivetelo in un commentino qua sotto adesso, per piacere. Oggi apriamo una nuova rubrica che avevo in mente veramente da un sacco. Infatti ho una lista infinita per questo argomento e anche per questa edizione, tra virgolette, che è 5 libri per. Tipo, questo video in particolare tratterà di 5 libri sotto le 200 pagine, ovviamente straordinariamente belli. E già solo per questa lista ho almeno altri 3 video. Poi in realtà ho 5 libri per iniziare a leggere, 5 libri da brividi, 5 libri gialli, insomma 5 libri di una tipologia o per un tipo di gusto o per una particolare esigenza. E se volete 5 libri in particolare, scrivetemi qua sotto la categoria che desiderate. Ringraziamo i libri che sono comparsi in copertina perché ovviamente non sono questi. Uno sì, in realtà. Gli altri no, perché la maggior parte di questi sono dei libri che adoro, ma che ho già letto e che quindi ho lasciato a Genova, che qui a Milano non ho. Trovo che i libri sotto le 200 pagine siano perfetti per chi ha poco tempo, per chi è nel blocco del lettore, per chi non ha mai iniziato a leggere un bellissimo libro molto corto, da quello sprint in più per continuare a leggere, secondo me. A me capita spesso di essere molto stanca e un libro piccolino è la scelta migliore per me. Il primissimo libro di questa lista è Il Vecchio e il Mare. Ovviamente le pagine non sono sempre precisissime perché cambia edizione edizione, ma diciamo che questo libro è sulle 140 pagine. È un romanzo intensissimo, è un classico estremamente sottovalutato, secondo me, dove troviamo questa lotta tra uomo e animale, ma anche questo forte rispetto tra le due figure che sono appunto il vecchio e il mare, tra virgolette, che è impersonificato da un pesce enorme. Ora non mi ricordo se viene specificato il tipo di pesce, se forse è un pesce spada, comunque non è importante, un enorme pesce. E anche se questo romanzo è così breve, perché 140 pagine sono veramente poche, ha dentro di sé un qualcosa di antico, di forte, che quando finisci di leggerlo non ti sembra assolutamente che sia così corto. Infatti io non ho la mia versione cartacea, ma cercando di ricordare quali libri corti avevo letto, ho tirato fuori questo, visto che era neanche 200 pagine, ho detto impossibile perché c'è troppo dentro. Il Vecchio e il Mare tratta come storia questo inseguirsi tra preda e predatore, tra virgolette, che anche se a un certo punto non si capisce più chi sia uno e chi sia l'altro. È un romanzo che non si può raccontare, è un romanzo che dovete leggere, quindi assolutamente andate in biblioteca, andate all'usato, andate in un negozio di libri, basta che andate a comprarlo. E già al secondo punto, Frego. Frego perché non è 200 pagine, è 211. Ed è La strada di Cormac McCarthy. Questo qua è stato il libro, è stato il primo libro che mi ha fatto dire: oddio, ho bisogno di parlarne online, sul web, che mi ha dato questo coraggio. Infatti il primo Libriamo è Sulla strada, ve lo lascio qua sotto, sono imbarazzanti i primi Libriamo, non so come fate a seguirmi, però Strada è un distopico, un apocalittico, vi direi, un post-apocalittico, dove il mondo è diventato un'enorme landa grigia, senza cibo, senza acqua, le risorse sono veramente limitatissime, e noi questa storia la vediamo attraverso gli occhi di un padre e un figlio, che rimangono effettivamente uomo e bambino, non avranno mai un nome effettivo. Ve lo cito perché comunque è una scrittura molto sintetica, molto veloce, non sono 200 pagine pesanti, anzi, McCarthy ti cattura assolutamente perché hai bisogno di seguire l'uomo e il bambino con il loro carrello alla ricerca di un qualche tipo di vita e un qualche tipo di umanità, che è forse uno dei temi principali di questo libro. Io mi ricordo che per alcune scene che sono così sintetiche, perché McCarthy ha questa scrittura molto cruda, netta, all'osso, però è estremamente potente. E in alcuni testi, in alcune parti del testo mi è venuto un po' di magone, devo dirvi la verità, e
è un libro che mi ripeterò, ma è potente, è forte, ha un messaggio forte, ha una scrittura forte, ha un'idea forte ed è un romanzo che piace sicuramente a chiunque, quindi leggetelo. Terzo libro abbiamo La fattoria degli animali di, ovviamente, George Orwell. Dovrebbe essere intorno alle 140-150 pagine a seconda dell'edizione ed è un libro che non è propriamente leggero, cioè sì, personalmente per me non è stato un libro pesante da leggere, ma ha un tema importantissimo, ovvero la politica. La fattoria degli animali è una fiaba barra favola in cui i personaggi principali sono gli animali che prendono il potere sugli umani e conquistano la fattoria. Il problema è che i più forti o i più intelligenti riescono sempre a prevalere sugli altri e se questa tipologia di persone non è propriamente buona, finisce male. Come in questo romanzo. La fattoria degli animali è un libro che si legge se si vuole pensare, non si può leggere Orwell rimanendo completamente intatti, è impossibile, e secondo me La fattoria degli animali è il modo migliore per avvicinarsi a questo grandissimo autore e per avere un libro corto ma non vuoto, assolutamente. E mi sono già sprecata fin troppo su di lui, sui suoi romanzi, quindi andiamo avanti. Sapete che è il mio scrittore preferito, praticamente. E anche qui frego. Frego perché il prossimo libro ha 208 pagine circa e sto parlando di Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut. È un libro che avevo addocchiato da una eternità di tempo e che quando mi sono decisa a comprare mi sono ringraziata da sola. Mattatoio tratta della Seconda Guerra Mondiale, ma della Seconda Guerra Mondiale vista dagli occhi di un personaggio molto particolare, quasi comico, anzi abbastanza comico in alcuni punti, che può viaggiare nel tempo. Non è controllata da lui la cosa, semplicemente a volte va avanti e indietro tra le varie parti della sua vita, di cui una è effettivamente durante la Seconda Guerra Mondiale, precisamente durante il bombardamento di Dresda. Infatti Mattatoio numero 5 non è nient'altro che il luogo da cui il nostro protagonista vede il bombardamento di Dresda, che è stata una delle tante parti buie della Seconda Guerra Mondiale, che tra l'altro è anche autobiografico perché proprio Vonnegut ha visto quell'evento coi suoi occhi dal mattatoio. Da questo prende il libro, il nome libro. Questo romanzo è estremamente allegro, perfetto se avete il blocco del lettore, perché ti coinvolge tantissimo, si legge in fretta, però come per i libri prima, non è un libro vuoto, è un libro che attraverso l'ironia vuole farti pensare, vuole farti capire, vuole farti arrivare dei messaggi veramente pesanti, la distruzione completa di una città, ad esempio. È una tecnica di scrittura, si può dire così, che io adoro, che usano altri autori che mi piacciono tantissimo, come ad esempio in Douglas Adams, in Guida Galattica per Autostoppisti, anche se lì è ancora un'ironia diversa. Questo romanzo è geniale, anche questo passa un pochetto troppo in sordina per i miei gusti, quindi dovete leggerlo. Ultimo libro... con quanta energia l'ho detto. Ultimo libro per questo video è L'ultimo giorno di un condannato a morte, di Hugo. Hugo, va bene. Libro di Hugo vuole essere una critica alla ghigliottina durante la Francia dell'Ottocento e ci riesce pienamente. Questo è, come dice il titolo, è il diario, tra virgolette, di un condannato a morte e è geniale per il semplice fatto che noi non sapremo mai per cosa è condannato il nostro protagonista. Questo ci permette di sviluppare un'empatia maggiore verso di lui perché pur sapendo che la pena di morte viene data, da quello che ci racconta appunto lui, a persone che hanno fatto qualcosa di veramente grave, non sapendo che cosa ha fatto lui, non riusciamo molto a concentrarci su quello, ma tutta la nostra attenzione viene data al fatto che è una persona e qualcun altro sta decidendo per la sua vita, sta decidendo di ucciderlo, una persona che ha una famiglia, una bambina e che effettivamente non vuole morire. Quindi tu passi tutto il romanzo a parteggiare per lui pur sapendo che ha fatto qualcosa di orribile probabilmente e fa veramente tanto riflettere sulla pena di morte e che è comunque un tema non attualissimo però comunque attuale. Almeno per me, quando sono arrivata alla fine del romanzo è stato veramente difficile scegliere qual era la mia opinione a riguardo perché il libro ti fa rivalutare tante cose ed è molto toccante ed è anche non pesante nel senso pesante da leggere ma pesante nei contenuti. Io ho sofferto molto per il protagonista e senti proprio tutta la sua angoscia. Io non ho mai letto nient'altro di questo autore, ma l'empatia che ti fa provare per i sentimenti del suo personaggio è veramente... non dico che non ne ho mai trovata una simile, ma dico che è una tra le migliori che io abbia mai letto. Quindi sicuramente è un libro validissimo,
molto molto particolare, non è proprio una lettura allegrissima, però vale la pena di essere letto anche lui. Il video è finito, scrivetemi qua sotto quali sono i vostri 5 libri sotto le 200 pagine da leggere, scrivetemi se volete la seconda edizione, ma mi sa anche la terza, dei 5 libri brevi e quali altri 5 libri vorreste vedere sul canale. Ovviamente come sempre, se vi è piaciuto il video lasciate un commentino, un mi piace, iscrivetevi alla campanellina e iscrivetevi al canale, diventa sempre più lunga la cosa, e noi ci vediamo alla prossima, ciao bellissimi!